Buongiorno a tutti e benvenuti in questo nuovo video super motivazionale. Come state vedendo, la casa è un disastro. Siamo stati 2 giorni fuori, cioè a fare avanti e indietro, venivamo solo a lavarci e a dormire, e quindi si è creato il caos più totale in tutta casa. Stendini, piatti da lavare, un casino. Perché ieri sera ovviamente abbiamo cenato e quindi oggi il delirio, ero stanchissima, ho rimandato tutto ad oggi. Allora, cominciamo a mettere una lavatrice di vestiti chiari e quindi vado a mettere il sapone in polvere, detersivo in polvere. Questo qui che ho preso, il soft, è stupendo, è praticamente molto molto simile al General e mi sto trovando, devo dire, bene. Questo è il terzo lavaggio che faccio con questo detersivo e mi piace tantissimo. Vado anche ad aggiungere la candeggina delicata, come faccio quasi sempre quando ce l'ho, perché mi piace tantissimo, e avvio il lavaggio. Allora, vi anticipo che non andremo a fare la pulizia di tutta casa, mi andrò magari a dividere i video, perché ovviamente nel pomeriggio ho delle cose da fare, però ho la mattinata libera e quindi voglio dedicarmi al bagno e andarmi a pulire anche la camera da letto. Più che pulizia profonda, vado a fare un decluttering di tutte le cose che ho e che comunque non utilizzo, perché come mi avete fatto notare anche voi, effettivamente lo vedo anch'io, che ci sono troppe cose in bagno, ma io le adoro tantissimo e quindi tendo sempre a comprarle, ma comunque le utilizzo. E quindi oggi andiamo ad utilizzare il detersivo bagno Shogun e vi faccio vedere come vanno via tutte le incrostazioni con questo detersivo, che è super mirato, proprio adatto per queste situazioni. Infatti non vado ad utilizzarlo sempre, cioè non andrò ad utilizzarlo sempre, perché comunque lo utilizzerò per la prima volta con voi, ma io già conosco il prodotto perché ho visto video, recensioni comunque delle mie colleghe, ed è un prodotto fantastico, soprattutto chi non ha un bagno nuovissimo. Quindi inizio intanto col pulire il water e poi, ecco, vi faccio vedere il prodotto e poi ci concentriamo sul bidet e il lavandino. Sono un po' più vecchiotti e quindi vi faccio vedere come va via il calcare, le macchie che si creano comunque intorno ai rubinetti, sì, vabbè, qualche passetto di danza come sempre, e poi andiamo a fare questo decluttering e vado un po' a sollevare la stanza, quindi in questo caso il bagno. Volevo anche dirvi una cosa: siccome ultimamente io non ricevo le notifiche dei video ai canali a cui sono iscritta, volevo capire se anche voi non ricevate la mia notifica. Non capisco che cosa sta succedendo, di solito mi arrivano le notifiche, invece ultimamente mi arrivano dopo 2-3 giorni che qualcuno pubblica un video, quindi se io non vado a controllare nella mia home praticamente non vedo chi pubblica e chi non pubblica. Quindi fatemi sapere giù nei commenti se anche a voi non arrivano le notifiche dei video. Allora, adesso vado a spruzzare il detersivo. Come vedete c'ha delle parti anche che si crea questa specie di verde, l'ho fatto un po' andare così, almeno potevo vedere l'efficacia. Infatti, come vedete, si muovono anche queste cosine. Allora, il mio bagno è vecchiotto, ormai lo sapete, chi mi segue lo sa, però volevo vedere se con questo prodotto riusciva a dare una luce in più, diversa, e devo dire che ci sono riuscita. Guardate il video fino a quando finisco di pulirlo, ma più che altro dopo il lavandino.
Ragazze, guardate quanto brilla, sono riuscita a togliere qualsiasi tipo di macchia. Effettivamente non riuscivo con tutti i detersivi, guardate, è venuto come se fosse nuovo, ovviamente non lo è, però questo detersivo, per farvi vedere l'efficacia, vedete queste linee nere che si creano anche con l'umidità, le ho lasciate apposta per vedere l'efficacia del detersivo. Guardate come vanno via in 2 minuti che ho lasciato il detersivo in posa, anzi, se lo lasciate 5-10 minuti fa ancora più effetto, ovviamente non di più perché altrimenti va a rovinare la rubinetteria o magari dei materiali che avete in casa. Quindi guardate quanto ha pulito bene. Adesso passiamo al lavandino, che anche questo è vecchiotto, e andiamo a vedere se si tolgono tutte quelle micro macchioline che ovviamente dalla telecamera vedete poco, ma vi posso assicurare che si vedono, e devo dire che con questo prodotto ho risolto il problema. Ovviamente non lo andrò ad utilizzare tutti i giorni, però almeno una volta a settimana devo dire che andare a togliere tutte le macchie è un sollievo all'anima. E cominciamo subito con il decluttering, soprattutto di questo mobiluccio. E c'ho veramente tantissime cose, ma soprattutto è il disordine che crea poco spazio. Quindi intanto vado a togliere tutti i scatoli, scatolini che non mi servono, e come prima cosa vado a pulirmi il mobiluccio. Intanto lo aspiro perché vedete, si vedono gli angolini, sono pieni di polvere. Poi lo vado a pulire e comincio a ed eliminare tutto quello che non mi serve o che magari è finito oppure non utilizzo più comunque da tanto tempo e quindi va buttato. Comunque ragazzi, io il decluttering lo rimando sempre, però è una cosa che mi rilassa tantissimo, ma me ne rendo conto nel momento in cui lo faccio. Io lascio sempre andare, dico poi lo faccio, però nel momento in cui lo faccio mi piace tantissimo e devo dire che ho pensato di farlo anche in altre stanze. È comunque una cosa che faccio spesso, però poi mi rendo conto che molte cose le utilizzo, quindi poi alla fine sistemo e sembra che ci sia molto molto più spazio. Però veramente sono una che elimina veramente tantissime cose, ma la skincare e il make up sono due cose che per me sono fondamentali, e quindi ho sempre tantissimi prodotti. Ragazzi, questo è il risultato di tutto quello che ho tolto in bagno. So che non è moltissima, però visivamente devo dire che che ho levato un bel po' di cose. Io capisco che sembra molto pieno, ma io ho tantissime cose, tantissimi trucchi, tantissimi prodotti per la skincare.
Io non ci posso fare niente. Io amo i prodotti make-up, skincare, amo tutto ciò che riguarda questo mondo. E quindi non avendo dove metterli, perché dovrei praticamente comprare un altro armadietto qui per metterci solamente e tutte le mie cose. Però al momento, diciamo, ho dato una bella rinfrescata di cose che c'erano in giro e già va molto molto meglio. Adesso passiamo alla camera da letto, che comunque avevo già fatto il letto stamattina prima di cominciare il bagno, e ho lasciato aperto in modo tale da arieggiare tutta la camera. Semplicemente andrò a fare la pulizia classica che si fa sempre, quindi passo il Swiffer, poi passo l'aspirapolvere e andiamo a pulire i vetri con lo Splendivetro, sempre di Shogun, che devo dire una mano santa, ancora meglio dell'emulsio che utilizzo di solito, quello schiumattiva, che per me è fondamentale. Con questo mi trovo ancora meglio, ancora più semplice pulire vetri. Ragazzi, io almeno questo ve lo consiglio tantissimo, perché comunque è un prodotto di 750 ml, quindi va a durare molto tempo, e devo dire che non lascia aloni, ha un buonissimo profumo ed è molto molto sbrigativo, soprattutto per chi ha poco tempo. L'emulsio è un buon prodotto, però capita che comunque ci sono gli aloni e si deve andare a rifare. Invece con una passata è talmente semplice che ti piace tantissimo pulire vetri. Se con quel prodotto mi piaceva e non mi pesava, con questo veramente è facilissimo per chi ha poco tempo, per chi lavora, per chi comunque dedica alle pulizie una sola giornata. Questo prodotto riesce a pulire vetri e specchi in maniera super super semplice. Io adesso vado a pulirmi per terra, come state vedendo, e per oggi chiudo questo video. Essendo che tutte le mattine sono a casa questa settimana, voglio andare a fare più di un video, in modo tale che la prossima settimana, lavorando, io riesco comunque a pubblicare dei video. Quindi io spero che in questo video vi sia stata utile, e come sempre vi ringrazio per sostenermi. Vi mando un grande bacio e ci vediamo nel prossimo video. Ciao!